È finita la pace. È passata appena una settimana e a Musiche non c'è più la pace di una volta. Tutti si allenano a suonare e nessuno ha più tempo per fare altro. Anche i nostri amici, Airone, Elefante, Istrice, Orso e Upupa, non si vedono più. Non solo sono sempre occupati a studiare, ma ormai nessuno si fida più degli altri. Chiunque può essere un rivale. E come i nostri cinque amici, così tutti in paese perdono la testa. Addirittura, per non far sentire ai vicini quale pezzo si sta suonando, alcuni incominciano a tappare porte e finestre con materassi e cuscini. I più fanatici, addirittura, tappano anche il comignolo del camino sul tetto. Non si sa mai che il suono esca da lì. Re Leo è disperato. Questa cosa del concorso gli è sfuggita di mano e si è trasformata in una maledizione per il suo regno. Decide allora di chiamare a corte degli esperti che possano aiutarlo a risolvere il problema. Purtroppo, tutti dicono che non c'è molto da fare. Re Leo è quasi rassegnato al disastro quando, a corte, nella sala reale, si presenta un personaggio misterioso. È un mago.